No, ma noi facciamo un tavolo di coalizione dal primo giorno. Io la prima persona che ho chiamato quando ho deciso di fare questo era Zingaretti Sì. e l'ho chiamato dopo che nessuno del PD voleva fare questo lavoro, perché sennò io avrei fatto altro e non ero assolutamente dell'idea di farlo, semplicemente avrei dato una mano a un buon candidato e l'ho anche detto. Poi nessuno si è voluto candidare, ho detto ma possiamo lasciare Roma senza candidati. Dunque, da quel momento in poi io ho sempre avuto un rapporto col Partito Democratico. Il problema è che in tutto questo rapporto non si arriva al matrimonio, diciamo, alla consumazione, Flirtate, perché, basta. no, non è questione di flirtare, è che il Partito Democratico deve decidere un fatto di fondo, cioè se vuole o non vuole fare l'alleanza con i 5 Stelle, punto. E lo dico da adesso. Se la vuole fare è del tutto legittimo, la sta facendo al governo, la fa anche a Roma. Io penso che l'esperienza dei 5 Stelle a Roma sia disastrosa e quindi se è così ci troveremo a competere al primo turno. Per fortuna ci sono due turni e poi il secondo turno vedremo, uno appoggerà l'altro. Però io quello che spero invece è che capiscano che andare anche dal loro elettorato a dire che fanno un accordo con i 5 Stelle è molto difficile, che si trovi una quadra e che si lavori insieme. Io ho il programma pronto, ho lavorato in questi mesi andando municipio per municipio, quartiere per quartiere. A gennaio avrò tutto pronto. Non lo sto tirando fuori per aspettare loro e perché voglio ovviamente Ma si darà condividerlo. un Ma ci tempo? sarà, Fino a quanto li ma aspetta ancora? certo, beh, le aspetterò fino all'inizio di febbraio, poi parto, perché non è che posso stare qui appeso. C'è bisogno di fare un lavoro enorme su Roma e non si può fare seriamente così. Rimanendo nel vacuum senza sapere se si farà o non come si farà una cosa. Io vado avanti, poi insomma sta a loro decidere. Grazie all'onorevole.